Ciao a tutti ragazzi, sono Andrew Star, Let's Play FIFA, www.letsplayfifa.it, link qua c'è in descrizione. Sono qui con la review di un Most Ops, di Gladiatore Team of the Season. E questo giocatore, come diciamo anticipato prima, è qualcosa di eccezionale. Vediamo un po' sulla carta: 92 di overall, 83 di velocità, 86 di dribbling, 86 di tiro, 87 di passaggio, 89 di difesa, 90 di testa. Quindi tutte le caratteristiche sopra l'83. Andiamo a leggere un po' di statistiche in game per farci ancora più paura. 93 di controllo palla, 83 di tiro, 90 di dribbling, 84 di finalizzazione, palla sembra di più, 92 passaggi lunghi, 93 di long shot, 88 di precisione di testa, 95 di passaggi corti, 99 di potenza tiro, 92 di contrasti, 99 di forza fisica, 79 accelerazione, 86 velocità scatto, 95 aggressività, 91 intercettazioni, work rate medio alto, 4 steve debole, 3 steve skill. Ragazzi, sinceramente questo è il giocatore più forte che abbia mai provato. L'ho provato da DC perché mi hanno espulso Sakho, fortissimo. Da CDC nel 4-2-3-1, da CC nel 4-1-4-1, da ATT e anche da ATT è una bestia. Perché da ATT è una bestia? Perché iniziamo a parlare di top e flop e diciamo che nella schermata finale vedrete che tra i top ho messo tutto, quindi iniziamo a parlare di top perché di flop non ne vedo. Comunque, perché l'ho anche usato ATT? Perché uno dei suoi primi top è il suo tiro. Tiro 99 di potenza tiro, 93 di long shot, 84 di finalizzazione che sembra molto più grossa la potenza tiro. Anche 83 di tiro a giro ottimi. Anche i tiri su punizione 77 vedrete alla fine se non l'avete già vista sulla pagina Facebook, una punizione fantastica. I calci di rigore lui li sa battere, quindi in fase offensiva anche 81 di tiri al volo, cioè lui va bene ovunque, anche appunto se si presenta davanti al portiere, se sta al limite dell'area, se gioca insomma da TT. Lui i tiri ce li ha fantastici. Quindi, ragazzi, anche il tiro è un top. Cioè, vedete qua che gol che fa? È impressionante. Quindi, il primo top di cui parliamo è il tiro. Secondo top, i passaggi. Passaggi perché è un regista fenomenale. 95 di passaggi corti e 92 di passaggi lunghi. 74 di cross, ma con lui non è che mi dovete allargare e crossare, quindi non mi serve. E anche 85 di visione. Quindi, a livello di registi, ce ne sono veramente pochi migliori di lui. Forse quei due centrocampisti del Barça, Xavi e Iniesta nella versione di season, ma che vuol dire, ma neanche, cioè i suoi passaggi non è che ne sbagliava uno ogni tanto, non lo sbagliava, sì, mi sono innamorato di lui, va bene, problemi, ok, poi andando avanti dopo queste due slow top, tiro e passaggi di tutti i tipi, andiamo alla fase difensiva. 99 di forza fisica, 95 di aggressività, 91 di intercettazioni, 92 di contrasti, che altro c'è? Cioè, non lo so, ragazzi. 84 di marcatura. Poi anche. Boh, sono finite le caratteristiche difensive. Ma che non rendono l'idea di come lui possa arcignare ogni pallone che è vicino a lui. Oppure portarlo, diciamo, tipo l'avversario portapalla. Tu gli stai vicino a un gladiatore e lui non si può girare. Quindi o va sul fondo oppure tipo prova un tiro da posizione impossibile. Cioè, lui non fa girare l'avversario perché l'avversario contro lui non si può muovere, quindi la fase difensiva è fantastica ed è ottima anche con quel destra perché insomma è alto 1,87, 85 di salto, 88 di pressione di testa e 99 di forza fisica che lo aiuta a farsi valere in fase difensiva. Cioè, quindi questo giocatore, se lo metti con CDC, ovviamente non lo puoi passare, non si può passare. Però con CDC è sprecato perché si arriva poco al tiro e relativamente poco anche si usano i passaggi. Comunque, andando avanti all'elenco di top, perché non sono finiti, c'è la velocità. Perché un giocatore con 90 di forza fisica di solito non è chissà quanto veloce, ma lui no. Lui ha 79 di accelerazione, 86 di velocità scatto. L'accelerazione sembra anche di più perché sin dalla partenza questo ragazzo non lo prendi più. Questa è la punizione di cui vi parlavo prima. E poi, cioè, 77 di punizioni, diciamo che sembra più alto, no? 3 a 2, una quasi segno, l'altra guardate che gol. Ora lo rivedrete qualche volta con qualche replay. Comunque, dicevamo che questo giocatore cioè, è un mostro, ragazzi. Questa accelerazione sembra di più. 86 dribbling, 90 contro la palla, 93 contro la palla, 90 dribbling, 69 velocità che non si sente per niente, ragazzi. La velocità è un altro top perché io facevo cambio di direzione e non mi prendevano, quindi non so perché è solo 69. Work rate medio basso, medio alto, quindi da CDC o da CC sono ottimi per uno di copertura magari da affiancare a un bel regista.
4 stelle debole, 3 stelle ski, ragazzi, 3 stelle ski non si possono neanche nominare quel contro, perché questo ragazzo è un CDC, ha 90 di difesa, quindi non deve avere 4 stelle ski, certo se ne avesse. Rivedo il top e flop. Top, Yaya Touré è troppo forte, ovvero tutto. Flop, veramente niente. Ragazzi, questo è uno dei giocatori più forti di foot, se avete la possibilità, vi assicuro, provatelo da CDC, da CC e anche da TT. Bye bye!